Eccoci rientrati, 080 501 9998, il numero per intervenire in diretta. Prima di procedere nella nostra discussione, io vorrei farvi sentire cosa hanno detto ieri in Consiglio Comunale i genitori della scuola Mazzini presenti in aula. Siamo qui perché è un problema che riguarda la scuola e quindi noi genitori dei bambini che vanno a scuola, diciamo innanzitutto, ma è una questione che riguarda più complessivamente la città. È incredibile che l'ente comunale che si deve occupare istituzionalmente innanzitutto delle questioni pubbliche, quindi delle questioni che riguardano la scuola pubblica, abbia affidato dei locali di sua proprietà ad un soggetto privato, per quanto meritevole diciamo questo soggetto privato sia, nel momento in cui questi locali, che sono locali scolastici, servono alle attività istituzionali della scuola. La scuola Mazzini non ha dei laboratori, non ha dei locali adeguati per i bambini diversamente abili, ha tantissimi progetti che potrebbero svilupparsi nel centro della città e che non sviluppa per carenza di spazio. Voi avete mai provato a dialogare con la parrocchia, indipendentemente dall'amministrazione? Da un punto di vista collettivo lo abbiamo fatto, ma non ci sono state risposte da parte del parroco. È tutto un pasticcio generato dalla delibera di marzo di quest'anno. Rinnovare una delibera di che doveva scadere dopo 3 anni per rifare le stesse attività, dove si parla di locali che sono in stato di degrado, che dovevano essere stati già ristrutturati, quindi con restauro conservativo. Se dopo 12 anni non sono più in situazione di poter essere utilizzate, allora c'è stata qualche colpa prima, nessuno ha vigilato. Un po' di cose, il fatto che sia stata anche chiamata nell'ambito delle delibere Istituto Giovanni XXIII, quando l'istituto ormai dal 1977 non è più tale, e soprattutto nelle precedenti convenzioni era già chiamato come scuola Mazzini. La chiesa ha una sua parte importante, ma la scuola e il comune devono supportare in primo luogo la scuola, non un ente comunque privato. La scuola ha bisogno di questi locali che sono di sua proprietà, eppure il comune fa una scelta incredibile, decide di affidarli in concessione a un soggetto privato. A prescindere da quale sia il soggetto privato, però è una questione che è un'illegittimità politica, perché un comune non può assolutamente gestire un ente, una struttura pubblica e affidarla in gestione a un privato. È dal 2007 che la dirigenza della scuola Mazzini, dell'istituto comprensivo Mazzini Modugno, come si chiama da quest'anno, fa richiesta per spazi e per locali specifici, e nello specifico il rinnovo della concessione alla parrocchia di Santa Croce vedeva esclusa completamente da questa trattativa la scuola, che era poi la detentrice dei locali stessi. Ieri in Consiglio Comunale è stata approvata la mozione di cui il primo firmatario era il consigliere Vito La Coppola, quindi probabilmente si procederà alla revoca della delibera di marzo, però c'è un problema perché adesso è come se noi avessimo tirato a galla la concessione precedente, quindi Perché? comunque fino al 2015 Cioè, le hanno prese in giro, perché in questi realtà la locali scuola non saranno seguirà. ancora della parrocchia. I Quindi ora bambini bisogna... saranno al militare o saranno Una sposati? cosa è aspettare 2 anni e mezzo, è una cosa Vediamo, diversa. aspettare Aspettare qui. altre 20 anni Ma per riavere indietro mi questi consenti, spazi. Allora, scusami, caro La Coppola, vi chiedo di essere brevi perché abbiamo un'altra il telefonata bando e che poi devo farà il chiudere. comune per aggiudicare quei locali sarà un bando condizionato a chi se le deve caricare a fare il restauro e la ristrutturazione di quei locali. Pertanto, se i fondi ci saranno della scuola, la scuola è in grado di poterle affrontare questa adempimento, potrà assegnarsi i locali. Diversamente, se la riassegna come l'ha chiesto la parrocchia o qualche altro privato, poi ti voglio ricordare bene, vedendola la Mazzini, che è il mio seggio elettorale, pertanto lo conosco Ma molto non conosci la bene. dislocazione dei Lo conosco locali molto della chiesa bene. all'interno della parrocchia? 5 Sì, secondi, consigliere replico Coppola. velocemente. La legge numero 23 del 1996 disciplina le norme sull'edilizia scolastica, demandando come dire, la manutenzione, la fornitura degli spazi da adibire a scuola per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, come si chiama oggi la scuola media, ai comuni. Ma sentite Bene, che ce la allora chiedete più, i c'è qualche comuni cosa di questo tipo? possono concedere in uso locali ad uso scolastico a privati,
solo in mancanza di esigenze di natura pubblica, solo in mancanza di interessi pubblici prevalenti, lo possono fare previo parere vincolante del Consiglio di Circolo, e lo ribadisco che non è stato fatto in questo caso come non lo è stato fatto 20 anni fa, e previa soprattutto concessione temporanea, perché non è possibile concedere per periodi pluriennali spazi di proprietà pubblica con destinazione d'uso scuola, perché vi è l'interesse pubblico prevalente del diritto allo studio. No, questo è un falso. Vi è la destinazione. Ci sono, come hai preso in giro i cittadini con questa mozione? Le misure ti stai prendendo di nuovo in giro. Quelle non è destinazione. Io non prendo in giro nessuno, consigliere Posca. Perché quello è un convento, non è una scuola. Quello è un convento donato al comune. Signori, calmiamoci un momento e prendiamo l'ultima telefonata. Pronto? Con destinazione B5. Pronto? Sì. Sì, buonasera. Buonasera, ringrazio tutti per questa bella accesa discussione. Io le chiedo soltanto di essere brevissimo, perché siamo in chiusura. Allora, io sono del quartiere, vivo il quartiere quotidianamente e accerto e vedo, come chiunque può vedere, che ci sono 3 ingressi per le rispettive 3 scuole: via Suppa, piazzetta dei Cappuccini e via Fornari per la scuola media. Quella uscita che è in discussione, che non è già un accesso ma è un'uscita, è molto probabilmente di sicurezza, secondo me viene presa a pretesto e per accontentare la richiesta della direttrice, della dirigente scolastica, che il 5 luglio 2012 ha praticamente, in forma molto corretta e molto amministrativa, detto all'amministrazione comunale: cacciate la parrocchia, che quei 3 locali devono risolvere tutti i problemi, così come li ha illustrati l'assessore La Coppola, tutti i problemi di sicurezza che abbiamo, e abbiamo bisogno e urgenza di questi ampliamenti didattici, soprattutto, che servono per la formazione dei bambini, se no avremo bambini formati male intellettualmente. Se un negretto entra nel cortile dell'uscita. Io la prego di concludere. Chiede, va bene, ho concluso. Questo è il prospetto, questa è la situazione. Continueremo a non dare vestiario, pacco alimenti, donazioni di sangue, un giardino di 500 metri quadri che sarà distrutto dalla dirigente dentro Amaro, oltre al centro di scolta e via discorrendo. Grazie per il suo intervento, consigliere La Coppola. Assolutamente, un ultimo intervento al volo. Assolutamente, si continua a creare questa contrapposizione tra parrocchiani e genitori. Allora, l'accesso di via Fornari 8 viene utilizzato per l'entrata e per l'uscita di oltre 400 bambini dell'istituto comprensivo. Sull'accesso di via Fornari 8 insistono ben 3 scale di emergenza e il cortile di via Fornari 8 rappresenta il punto di raccolta per l'evacuazione di tutto l'istituto comprensivo, secondo il piano della sicurezza che legittimamente è stato predisposto dagli organi preposti. Mi dispiace che il cittadino dica di conoscere molto bene il quartiere, evidentemente non si è reso conto di tutte queste circostanze che ho appena detto. Nessuno, e lo ribadisco, nessuno vuole fare qualcosa contro un'attività meritevole posta in essere dalla Chiesa. Nessuno vuol togliere, distruggere, ho sentito distruggere un giardino. Quello è un giardino bellissimo, che può essere manutenuto e può essere utilizzato dai bambini della scuola e dai bambini dell'oratorio in orario extrascolastico. Quello è uno spazio di verde. Quello facevano. No, il giardino non è stato mai messo a disposizione della scuola. Posso salutare anch'io. Ma la scuola non è questo il problema. Però non si venga a dire che vi è una scuola che vuole distruggere un giardino. Diciamo delle falsità. Consigliere La Coppola, sicuramente torneremo sull'argomento. 2 secondi, consigliere Posso. Io 2 secondi. Chiaramente quello che dice il collega La Coppola è totalmente falsato. Cioè il discorso è uno e solo, che quella struttura funzionava anche per i bambini dell'oratorio il pomeriggio. Era uno spazio per i bambini. Non so se esistono bambini di serie A e serie B. Non parliamo degli altri, perché non credo che qua veramente l'assalto alla Chiesa non è stata fatta dalla parte della Chiesa, che ha dovuto mettere in contrapposizione un'istituzione contro l'altra. È stata fatta proprio
anche dall'intervista che ho visto dei genitori, che non li vedo, dei buoni parrocchiani, credo che un assalto nei confronti della Chiesa è stata svolta da voi. Ma come ti permetti? Signori, io vi devo bloccare, torneremo. Le misure catastali di tutte le particelle dell'istituto comprensivo. E questo è un ex convento. Potrei vedere che la destinazione d'uso... Signori, noi ci fermiamo, torneremo sicuramente su questo argomento, siamo veramente in chiusura. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la settimana prossima. Grazie a voi.